Salve a tutti di nuovo ragazzi, con questo nuovo modulo ci occupiamo della liberazione dell'Italia, visto il periodo mi sembra anche più che adeguato, e di tutte quelle storie che purtroppo hanno a che fare con la sofferenza, la devastazione psicologica ma anche fisica, la privazione degli italiani nel periodo della guerra e della liberazione, che saranno appunto raccontate in molte delle storie, dei romanzi più importanti della nostra letteratura. Facciamo un riepiloghino per capire che cosa succede. L'Italia insomma, è stata incaricata da Hitler di portare avanti un obiettivo molto importante basato sul nuovo ordine di Hitler, che come ben sappiamo vuole dividere il mondo in tre parti. Una insomma, l'Europa alla Germania, al Giappone va l'Asia e l'Italia dovrebbe conquistare il Mediterraneo e parte dell'Africa, ma l'Italia fallisce clamorosamente per la sua inadeguatezza, nonostante il valore mostrato da molti soldati. Non riesce a conquistare da solo la Grecia, deve pensarci Hitler ad aiutare l'esercito italiano. La sua flotta viene sconfitta clamorosamente da quella inglese nel Mediterraneo e soprattutto l'impero coloniale italiano svanisce nel nulla, sempre sconfitto dalle truppe britanniche. Le cose si complicano quando la Germania, che finora aveva trascinato l'Italia verso la vittoria, inizia a subire le prime sconfitte. L'aviazione, la Luftwaffe tedesca, perde contro la RAF, l'aviazione britannica, quindi fallisce l'operazione Leone Marino, Hitler deve rassegnarsi a non conquistare l'Inghilterra. Fallisce anche l'operazione Barbarossa, cioè la conquista della Russia, che insomma, sotto la spinta di Stalin, dopo il terribile assedio di Stalingrado, anzi, insomma, si riesce a guarire da questo virus che aveva dentro di sé, il virus nazista, e anzi comincia a contrattaccare pericolosamente, ad avvicinarsi giorno dopo giorno, metro dopo metro, a Berlino, la capitale tedesca, e infine, ultima mazzata sul capoccione di Hitler, entrano in gioco gli Stati Uniti, gestiti dall'inizio da Roosevelt e successivamente da Truman, che insomma, provocati dall'imperatore giapponese Hirohito a Pearl Harbor, entrano in guerra e inviano uomini anche in Africa, che contribuiscono alla fine dell'avventura africana di Mussolini e degli eserciti tedeschi. I tre grandi che vediamo in questa immagine, riuniti a Teheran, sarebbero i capi delle tre nazioni alleate, cosiddette alleate appunto, che lottano contro l'asse: Joseph Stalin, capo dell'Unione Sovietica, Franklin Delano Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, e Winston Churchill, primo ministro del Regno Unito, si riuniscono appunto per decidere come lottare contro Hitler, visto che la sorte sta girando verso di loro, a loro vantaggio. Roosevelt preme moltissimo per l'invasione della Francia dalla Normandia per attaccare direttamente Hitler, ma Churchill insiste fortemente invece per liberare prima l'Italia. Questo perché Churchill aveva paura che Stalin, che in realtà stava avanzando molto velocemente verso Berlino, potesse poi avere delle pretese eccessive alla fine della guerra. Come vediamo, già ben prima della fine della guerra, i tre grandi, tre alleati, in realtà cominciano a soppesarsi l'un l'altro per vedere cosa succederà alla fine, ed è quello che del resto poi determinerà il resto del Novecento, la cosiddetta Guerra Fredda. Soprattutto il problema è che per fare uno sbarco in Normandia servono risorse e mezzi che gli alleati ancora non hanno, quindi si comincia dall'Italia, per essere precisi, lo sbarco in Sicilia, eccolo qui. 160.000 uomini nel luglio del 43, appunto dalle coste africane ormai liberate dalla presenza dell'asse, sbarcano in Sicilia, nella zona di Agrigento, e in pochissimo tempo, consideriamo che la Sicilia è piuttosto grande, da Palermo a Messina ci sono più chilometri che da Napoli a Roma, per capirci, e stiamo parlando della stessa regione. Ecco, nel giro di un mese gli alleati riescono a scacciare via l'esercito nazista, l'esercito fascista. I tedeschi erano già presenti in Italia perché temevano un assalto degli alleati e sapevano che non potevano fidarsi solamente dell'esercito di Mussolini.
Ecco, questa è un'immagine che è molto emblematica. Qui vediamo un giovane soldato. Questa è una delle foto di Robert Capa, un'altra delle foto simbolo della Seconda Guerra Mondiale. Robert Capa, un grandissimo reporter di guerra, un pastore siciliano che indica la strada a un soldato americano, la strada che hanno percorso i soldati tedeschi in ritirata, e neanche a farla apposta questo soldato è il nipote di Franklin Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti. Ecco, quindi nel giro di circa un mese la Sicilia viene conquistata. Ancora prima della conquista effettiva della Sicilia, 15 giorni dopo lo sbarco, quindi il 25 luglio, Mussolini viene sfiduciato dal Gran Consiglio del Fascismo, quindi insomma gli viene tolto il potere, e lo stesso Vittorio Emanuele lo costringe a dare le dimissioni da primo ministro, e questo è insomma la fine, per almeno momentanea, per il primo governo fascista d'Italia. Cosa succede? Mussolini viene arrestato, viene portato in una sorta di prigione, anche se definirla così forse eccessiva, in realtà era un hotel, Hotel Campo Imperatore, che si trova sul Gran Sasso in Abruzzo, quindi sulla montagna più alta dell'Italia peninsulare. C'era appunto la neve, oddio, siamo a luglio, non c'era la neve. Molte persone pensano che la guerra sia effettivamente finita in Italia, escono fuori a festeggiare, ma non è così. Il re Vittorio Emanuele III quindi dà l'incarico a un generale fascista, Pietro Badoglio, che aveva combattuto in Africa, aveva contribuito alla conquista dell'Etiopia, dà l'incarico appunto di primo ministro e dà l'incarico di fondare un nuovo governo. Sentiamo l'annuncio. Attenzione, attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Con questa bella musichetta possiamo concludere il nostro video. Ecco, l'EIAR, come abbiamo visto, che è l'antenata della RAI, fondata proprio da Mussolini, è appunto l'ente radio, in questo momento l'ente italiano audizioni radio, e poi diventerà appunto la famosa RAI. Sappiamo quanto Mussolini ci tenesse alla comunicazione. Ecco, cosa succede? Quindi il governo Badoglio è piuttosto ambiguo, è poco chiaro per essere preciso, non dichiara immediatamente come stanno le cose con i tedeschi, con i quali in teoria siamo ancora alleati, passa praticamente tutta l'estate e a settembre Badoglio dichiara l'armistizio con i membri dell'alleanza. I membri degli alleati, che ascolteremo proprio adesso, sempre dal comunicato dell'EIAR, quindi ascoltiamo anche la voce del buon Badoglio. Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR, proclama del capo del governo, parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Ecco, qua abbiamo ascoltato, le ultime parole di Badoglio sono quelle fondamentali e sono il simbolo della sua estrema ambiguità. Ecco, dice che le forze italiane non devono più combattere contro gli alleati, però allo stesso tempo possono difendersi
dagli attacchi di eventuali altre truppe. Quali sono questi attacchi? Possono essere solo gli attacchi dei tedeschi, ma non lo dichiara direttamente. Quindi molte truppe, anche spesso truppe all'estero, non sapendo cosa fare da un giorno all'altro, si trovano dei nemici che avevano in casa perché il giorno prima erano alleati, cioè le truppe tedesche, per capirci. Non so se sono stato chiaro. Questo ha determinato il massacro di numerosissimi italiani, soprattutto quelli presenti all'estero, ma anche all'interno dell'Italia. E la stessa alleanza, insomma, i stessi alleati non hanno visto Badoglio come un vero e proprio alleato, ma come una persona che cercava di avere un piede in due scarpe, per capirci. Ricordiamoci, il buon Pietro Badoglio è stato anche dichiarato criminale di guerra per quello che ha fatto, insomma, in Etiopia quando è stata conquistata dal regime fascista nel 1936. Ecco, cioè, consideriamo che i tedeschi invece erano molto più pronti di noi, come al solito. Hitler immaginava che l'Italia, insomma, sarebbe potuta crollare sotto le truppe alleate e aveva fatto preparare un'altra operazione, la cosiddetta operazione Asse, che sarebbe scattata in caso di crollo del regime fascista. Già era pronta in realtà ben prima dell'invasione della Sicilia, era già pronta a maggio, la Sicilia è stata invasa a luglio. Tuttavia, insomma, dopo appunto la caduta di Mussolini, siccome Badoglio non è stato chiaro, ha avuto altro tempo per rendere questa operazione perfetta ed effettivamente è andata così. Quindi l'8 settembre, insomma, alle 19.42 viene dichiarato l'armistizio, i tedeschi erano già pronti per reagire da tempo e nel giro di pochissimo tempo accadono tante piccole cose di cui ora parleremo, piccole tra virgolette, visto che parliamo della vita delle persone. Ecco, questa è una carta dell'Italia che ci mostra com'era la situazione a settembre praticamente. Gli alleati avevano liberato la Sicilia, parte della Sardegna, parte della Calabria e parte della Puglia. La notte stessa praticamente della dichiarazione dell'armistizio, Pietro Badoglio e Vittorio Emanuele III con le loro famiglie fanno i bagagli da Roma, la capitale d'Italia, e se ne vanno a Brindisi, in territorio alleato. Lì così nasce, diciamo, un nuovo regno, il regno del sud, definito così in maniera scherzosa dai giornalisti, e lì dichiarano guerra alla Germania sperando di ottenere il favore degli alleati, che comunque continuano a guardare gli italiani con un occhio molto sfiduciato, visto che non si capiva bene cosa volessero. Nel frattempo il resto dell'Italia viene preso in pochissimo tempo dai tedeschi, che sostituiscono i politici italiani in ogni città, in ogni luogo. Attenzione, questi territori in azzurro, sono il Trentino, il Friuli, l'Istria, vengono letteralmente dichiarati zona militare. Hitler ha l'intento di renderli effettivamente parte del Reich, perché erano zone germanofone, cioè abitate da tedeschi, persone che parlavano tedesco. Ok, quindi cosa succede? Nel giro di un giorno e di una notte l'operazione Asse, aiutata moltissimo anche dal fatto che la polizia non sapeva cosa fare, l'esercito non sapeva esattamente cosa fare, perché Badoglio non aveva dichiarato niente, era impegnato a scappare, anzi se n'era andato da Roma, lascia tutti nella confusione più totale, e quindi i tedeschi hanno la meglio in pochissimo tempo. La città di Roma viene presa nel giro di un giorno. Pensate, subito dopo la dichiarazione, dopo un paio d'ore, i tedeschi stavano già sparando per prendere la città. E però in un paio di giorni scatta anche la risposta. La risposta non è solo degli uomini armati, dei soldati o della polizia, ma è anche dei civili, cioè delle persone normali, comuni. Molti antifascisti di qualsiasi credo politico, non solo di sinistra, ma anche tra virgolette di destra, i cosiddetti partigiani cattolici, uomini e donne, ognuno ha contribuito come possibile, si procurano armi, spesso anche di contrabbando, oppure cercano di combattere con mezzi di fortuna, e uno degli scontri più violenti avviene proprio a Porta San Paolo, che vediamo qui ritratta. C'è anche questa bellissima piramide, che non è una piramide egizia ma un monumento funebre romano, e qui a Porta San Paolo tra il 9 e il 10 settembre moriranno centinaia di persone. Ecco, qui il 10 settembre 1943, sul limite segnato da
17 secoli, a difesa dai barbari soldati di ogni arma, cittadini di ogni ceto, guidati solo dalla fede, opponendosi al tedesco invasore, additarono agli italiani le vie dell'onore e della libertà. Partigiani del Lazio nel 4° anniversario posero questa targa. Quindi, insomma, vediamo che gli italiani ancora una volta dimostrano un certo valore. Tra questi combattenti, che combattono anche con mezzi di fortuna, pensate, all'inizio si limiterà a tirare pietre sui tedeschi accompagnando i granatieri italiani, c'è anche un giovane che si chiama Sandro Pertini, e questo giovane, insomma, quando sarà un po' più anzianotto, diventerà un presidente della Repubblica e sarà uno dei più amati. Pensate che viene anche omaggiato nella famosa canzone dell'italiano di Toto Cutugno, che fa in italiano, vero, infatti dice proprio che l'Italia ha un partigiano come presidente. Non fatemi cantare perché non me la ricordo bene in questo momento. Ecco, questi episodi di insomma di resistenza, ecco, possiamo definire i primi veri episodi di resistenza effettivi, spesso vedono anche il massacro degli italiani, un vero e proprio sacrificio. Come abbiamo detto, molti soldati non sanno come reagire, soprattutto quelli all'estero, e invece purtroppo si trovano contro i soldati tedeschi che erano già stati molto bene istruiti al riguardo. L'operazione Asse, appunto, fu devastante per gli italiani. Nelle isole Ionie, che sono quelle isole appunto vicine alla Grecia, che all'epoca erano occupate dagli italiani, alcuni reparti della divisione Aquì decidono di non arrendersi ai tedeschi e lottano per conservare le isole. Come abbiamo detto, ovviamente la differenza di mezzi e di preparazione era notevolissima e purtroppo gran parte di questi soldati, che con onore aveva deciso di non abbandonare le armi, ha subito delle sorti terrificanti. Ecco, qui vediamo la cosiddetta casetta rossa di Cefalonia, che è una delle isole Ionie, dove sono stati fucilati quasi 130 ufficiali italiani, insomma, che erano dei prigionieri, cioè delle persone che insomma dovevano essere protette secondo le leggi internazionali. E qui appunto, tra Corfù e Cefalonia, sono stati deposti numerosi monumenti. Anche qui in questa casetta rossa, che adesso è stata ristrutturata, c'è un piccolo memoriale in onore di questi soldati che hanno deciso di lottare fino alla fine. Ecco, vedete, per una scelta di dignità i soldati della divisione Aquì non si arresero. In 10.260 persone nel giro di 2 settimane caddero in combattimento, trucidati dai nazisti o in mare, additando al popolo italiano le vie ardue e gloriose della resistenza. Ecco, così questi soldati hanno purtroppo sacrificato la loro vita per fare da esempio agli italiani che con il loro estremo valore hanno lottato per la loro libertà. Pensate che appunto 10.000 persone morte in maniera spesso anche crudele, non solo fucilazioni, ma alcuni soldati sono stati legati con catene e buttati vivi in mare, alcuni sono morti affogati per le navi che sono affondate, alcuni sono stati deportati in vari campi di concentramento e non sono mai più stati visti. Parliamo di persone che hanno sofferto estremamente per un ideale, per la libertà, per il loro orgoglio e per il loro onore. Ecco, un altro episodio particolare: pochi giorni, praticamente pochissimi giorni dopo la dichiarazione dell'armistizio, Hitler decide di riprendersi Mussolini, ok? E parte l'operazione Quercia. C'è da dire che tra Hitler e Mussolini c'era un rapporto molto positivo, e possiamo dire che fosse un grandissimo amico di Hitler, e Hitler dimostra una lealtà enorme nei confronti del Duce, tant'è che appunto fa sì che un comando, cioè un piccolo manipolo di soldati, di paracadutisti, una volta individuato dove fosse nascosto Mussolini, lo va a prendere e lo porta in Germania. Qui vediamo un'immagine di Mussolini appena fuori dall'hotel Campo Imperatore, su un gran sasso, e qui vediamo appunto un video di Mussolini che è in aereo, insomma, sbatte contro. Hitler's boyfriend, the deflated Mussolini, was carted off to Germany by plane following his rescue by Nazi paratroops. Il giornalista definisce Mussolini
il ragazzo di Hitler, boyfriend, il fidanzato. At Hitler's headquarters, the comedy of errors reached a peak of buffoonery as Muzzo tried oh so hard to look his former self in front of Mr. Schicklgruber. Guardate il saluto piuttosto accorato che Hitler fa a Mussolini, ma i due sembrano veramente devastati. Siamo nel 43, in realtà il video dice il 44, nel 43. I due sono ovviamente devastati. Mussolini non è tanto d'accordo, qui incontra Ribbentrop, il famoso ministro degli esteri del trattato di Molotov-Ribbentrop. In realtà appunto Mussolini non è assolutamente contento di questo tentativo di riportarlo sul trono d'Italia, possiamo dire. Addirittura aveva tentato il suicidio all'interno dell'hotel in cui era stato imprigionato. Tuttavia è costretto da Hitler a riprendersi l'Italia. Mussolini aveva anche un timore, che purtroppo si è rivelato appunto sicuro, che dichiarando la rinascita del fascismo l'Italia sarebbe crollata in una guerra civile. Così è stato. Dopo pochi giorni, però, il 15 settembre, Mussolini fa diffondere questo comunicato ai fedeli camerati di tutta Italia. I camerati ovviamente sono i fascisti. Da oggi, 15 settembre 1943, assumo nuovamente la suprema direzione del fascismo in Italia. Ordino l'immediato ripristino di tutte le istituzioni del partito, con i seguenti compiti: di appoggiare efficacemente l'esercito germanico che si batte sul territorio italiano contro il nemico comune, dare al popolo immediata, effettiva assistenza morale e materiale, di riesaminare la posizione dei membri del partito in rapporto al loro contegno di fronte al colpo di Stato della capitolazione e del disonore, punendo esemplarmente i vili traditori. Ecco, ordino la ricostruzione di tutti i reparti, ricostituzione di tutti i reparti e le formazioni speciali della milizia volontaria per la sicurezza dello Stato. Quindi cosa fa Mussolini? Praticamente dichiara, spinge gli italiani che sono ancora fedeli al fascismo a combattere a favore dei tedeschi e contro gli usurpatori e di punire i traditori del fascismo. Allo stesso momento chiede la formazione di una milizia volontaria, quindi un nuovo reparto di soldati che possa lottare per la sicurezza di uno Stato che in realtà ancora non esiste, visto che Hitler era ancora in Germania e ci sarebbe ritornato di lì a pochi giorni. Ecco, la mossa di Hitler fa sì che l'Italia letteralmente venga divisa in due. Appunto pochi giorni dopo Mussolini torna in Italia il 22 settembre e nasce la Repubblica Sociale Italiana. Ecco, vediamo che gli alleati dopo lo sbarco a Salerno avevano guadagnato altri territori molto lentamente, fino al 45 sarà così. Nasce la Repubblica Sociale Italiana, ovviamente non può nascere più un regno d'Italia perché il re ha tradito Mussolini, quindi parliamo di Repubblica. È il vero Stato italiano, secondo le parole di Hitler e di Mussolini, ma in realtà è uno Stato fantoccio gestito appunto dai tedeschi. E spesso la Repubblica Sociale Italiana, RSI in sigla, è detta Repubblica di Salò. Questo perché a Salò, che è una piccola città sul lago di Garda, un luogo turistico, l'abbiamo anche visto, almeno l'ha visto chi è venuto al Vittoriale, era sede di alcuni ministeri, come il Ministero dei Beni Culturali, il Minculpop, si chiamava, della Comunicazione Culturale Popolare, e appunto era un ministero molto celebre e ha dato il nome a tutta la Repubblica, detta appunto Repubblica di Salò. Ecco, l'Italia viene letteralmente divisa in due. Molte persone aderiscono alla chiamata all'arruolamento volontario di Mussolini, insomma restano fasciste, ecco, possiamo dire. Uno, perché ci sono tante motivazioni. Una potrebbe essere il fatto che appunto molte persone vedevano il tradimento dei tedeschi come un atto disonorevole. Alcuni erano convinti davvero che Hitler avrebbe vinto la guerra, altri non volevano entrare nella resistenza perché la vedevano come una cosa solamente comunista, cosa che è sbagliata, e altri invece che si erano schierati sempre a favore del regime e insomma se l'erano presa un po' con le persone che invece anche durante il ventennio fascista tentavano di ostacolarlo, temono appunto una vendetta e cercano protezione all'interno dell'esercito della Repubblica di Salò. Dall'altro lato ovviamente
nascono i cosiddetti partigiani. Abbiamo già visto episodi della resistenza, l'8 settembre, praticamente il giorno stesso in cui l'Italia dichiara l'alleanza con gli alleati e non più con i tedeschi, e proprio in quel giorno stesso nasce il CLN, cioè il Comitato di Liberazione Nazionale, che insomma cerca di coordinare tutte le operazioni dei partigiani. Perché si diventa partigiani? Ovviamente perché alcuni lo fanno per interesse, cioè persone che temono le ripercussioni dei fascisti, perché magari erano scappate dall'arruolamento in guerra, mentre l'arruolamento volontario di Mussolini è volontario solo di nome. Di fatto, se non ti arruolavi venivi tacciato di tradimento e venivi fucilato. Alcuni, abbiamo già detto, sviluppano un odio per i tedeschi durante la guerra, e quindi tornano in Italia piuttosto rabbiosi e si lanciano all'interno del CLN, diventano partigiani, soprattutto i sopravvissuti dell'Armir, dell'armata italiana in Russia. Alcuni sono sempre stati antifascisti, molti avevano subito l'esilio, avevano subito delle ripercussioni molto pesanti e riescono a ritornare in Italia e combattere appunto contro questo rinato regime, e soprattutto i comunisti e i socialisti, e altri sono ragazzi. Ricordiamoci che il regime di Mussolini è durato 20 anni, molte persone sono nate e cresciute in uno stato italiano che per loro è sempre stato fascista dalla loro nascita, e molti hanno sviluppato un disprezzo per il fascismo negli ultimi anni, soprattutto quando nascono le leggi razziali, che erano una cosa che era totalmente al di fuori dell'ideologia fascista. E ovviamente la gestione della guerra, l'orrore della guerra, ha portato le persone a desiderare più libertà e meno dittatura, meno totalitarismo. Ecco, infine concludiamo questa prima parte sulla resistenza, che è la prima resistenza dei primi giorni, con le quattro giornate di Napoli. Napoli, pochi giorni dopo la nascita della Repubblica di Salò, è la prima città che si libera da sola dalla presenza dei nazisti. Non interviene l'esercito degli alleati a liberare la città, ma insomma ci pensano i cittadini. Ovviamente anche Napoli, come tutte le città italiane, praticamente dalla Calabria in su, era caduta nelle mani tedesche, perché l'operazione Asse, molto ben coordinata, aveva permesso a tutti i soldati tedeschi di prendere il controllo di ogni luogo italiano, che invece era nel caos a causa dell'ambiguità di Badoglio. I cittadini napoletani, come tanti, insomma, bombardati per anni dagli alleati, subissati di critiche dal governo tedesco della città, decidono di ribellarsi, soprattutto quando vengono fucilati alcuni soldati italiani in pubblica piazza e quando i gerarchi nazisti dichiarano di voler rastrellare tutti i cittadini giovani di Napoli per portarli insomma in Germania a lavorare, questa sorta di servizio obbligatorio di lavoro. Ecco, quando viene insomma fatto questo rastrellamento, si presentano in realtà pochissime persone su quelle previste, solo 150 su circa 3.000, qui in realtà dicono 30.000, e ecco, vedete, al decreto per il servizio obbligatorio di lavoro hanno corrisposto in quattro sezioni della città complessivamente circa 150 persone, mentre secondo lo stato civile avrebbero dovuto presentarsi oltre 3.000 persone. Da ciò risulta il sabotaggio che viene praticato contro gli ordini delle forze armate germaniche e del Ministero dell'Interno italiano, ovviamente il Ministero dell'Interno della Repubblica di Salò. Incominciando da domani, per mezzo di ronde militari, farò fermare gli inadempienti, cioè coloro che non si erano presentati. Coloro che, non presentandosi, sono contravvenuti agli ordini pubblici, saranno dalle ronde senza indugio fucilati. Il comandante di Napoli. Chiaro? Ecco, le frasi che leggiamo sono devastanti. Immaginate di girare per la città e trovare un annuncio del genere. I napoletani avevano sempre sabotato con tanti piccoli mezzi il governo di Salò, che del resto era lì da meno di un mese. Dopo questa dichiarazione, insomma, i napoletani, in maniera spontanea, senza una vera e propria organizzazione, cominciano a ribellarsi, e con ogni mezzo possibile e immaginabile, dalle mitragliatrici delle forze di polizia a addirittura lavandini e gabinetti lanciati sui tedeschi dai balconi, riescono a scacciare le truppe
naziste, e gli alleati stanno lì a guardare all'esterno da Salerno, che hanno conquistato qualche giorno prima, e entrano nella città quando ormai tutto è già finito. Possiamo vedere qui uno straccio tratto da un film che tratta proprio di queste quattro giornate di Napoli, del 27 al 30 settembre del 43, di Nanni Loi, il film è del 62. Marsch, marsch, auf! Ecco, vediamo le truppe tedesche che insomma si spostano al Vomero, che è uno dei quartieri più alti di Napoli. Ecco come vengono accolti. Il letto mio no! Fine della cosa, guarda che brutta! Ecco, nel prossimo video ci occuperemo delle parti più tristi di questa guerra civile che devasta l'Italia dal 43 al 45. A dopo.